Il ritorno di un filtro con la vitamina E si adatta molto bene a quello che è sicuramente un valore aggiunto per il nostro paziente, proprio perché, come ho più volte detto, la tipologia della patologia di cui il paziente è affetto non è solo un'insufficienza renale, come accadeva circa 30 anni fa, quando avevamo pazienti giovani, che andavano anche più rapidamente ad una situazione trapiantologica. Ora i pazienti hanno delle comorbidità molto importanti. Sono dei pazienti infiammati, se vogliamo, considerato per infiammazione uno stato di aumentato rischio in generale per la situazione cardiovascolare, la cosiddetta Mia Syndrome. Il filtro con vitamina E è sicuramente un valore aggiunto e può rappresentare un'opzione terapeutica assolutamente da valutare. Noi lo stiamo utilizzando, lo abbiamo utilizzato in passato, stiamo utilizzando quello di ultima generazione già da un po' di tempo e devo dire che i risultati, che stanno dando anche grandi soddisfazioni da un punto di vista scientifico, ma dal punto di vista assistenziale stiamo osservando dei risultati molto importanti, proprio nel senso del miglioramento degli outcome di morbilità cardiovascolare. Quindi credo che assolutamente sì, sia un valore aggiunto importante.